Capo, già lo sai. Un secondo e ti lascio il video. Come ben sai, le ranked della Kaizo sono iniziate da poco più di una settimana e ormai abbiamo quasi 5.000 persone che giocano in questa enorme classifica, in questa pill aperta a tutti voi. Se vuoi partecipare anche te, ti basta andare sul sito startabi.it e giocare. Per fare l'accesso dovrai essere abbonato al canale Twitch, ma tanto con Amazon Prime è la sub totalmente gratuita, e se invece non hai Amazon Prime ti costa pochi euro, dato che ci sono gli sconti fino alla fine del mese di settembre. Se questo non bastasse, inoltre tutti i lunedì e giovedì si droppano delle uova speciali con il 20% di possibilità, e oggi essendo giovedì non è da meno. Oggi infatti l'uovo si chiama uovo meteo e al suo interno, oltre a contenere Pokémon assurdi come Kyogre, Palkia, Suicune e molti altri e molto forti, ha un effetto veramente speciale, ovvero quando decidi di aprirlo si scatenano delle piogge su tutta la mappa, andando a garantirvi sempre la Drizzle attiva in qualsiasi momento della vostra run. Puoi capire da solo che quindi tutte le scelte della tua run saranno completamente diverse se c'è la pioggia sempre attiva, e quindi io ti consiglio di aprire un'altra tab mentre ti guardi questo video, oppure di giocare da smartphone e appunto iniziare a farmare l'uovo se stai guardando questo video di giovedì. Ma non è l'unica sorpresa che devo dirvi, perché abbiamo deciso che per festeggiare i 5.000 utenti su startabi.it, tutti i sabati e domeniche, per commemorare anche voi studenti e lavoratori che durante la settimana hanno poco tempo, tutte le uova speciali introdotte finora, dal misterioso a quello del meteo a tutti quelli che arriveranno, verranno droppati al 5% di possibilità in più, garantendo anche nel weekend la possibilità di trovare delle uova veramente succose e speciali. Dato che l'intro è già lunga, ne approfitto anche per ringraziarvi per tutto il supporto che state dando alle ranked. Io ne sono veramente contento che l'idea vi stia piacendo. Ringrazio come sempre la Matrix che mi aiuta in questo progetto, nella realizzazione di questa mia idea. Vi auguro una buona visione e vi dico buon farming dell'uovo meteo e di tutti quelli che troverete da qui al resto della stagione. Buon divertimento, ricordandovi sempre che potete giocare da PC o da smartphone. Startabi.it, buon divertimento. E qual è il discorso? Non possiamo trastav sto Vanillix, no? È veramente poco, 14 di special. Quindi aprirei un elettrico, dai, fammi fare long run, dai. Elettro, fuoco, acqua sono quelli che mi piacciono di più, me. Dopo quelli speciali, ovviamente. Attenzione, un decent Raichu. Merda. Un po' un problema con la difesa, però non è malvagio, eh. 22 non è male, eh. Un piccolo Basculin. Arriva un Doom Desire. Arriva una Safeguard. Arriva un doppio calcio, arriva il Doom Desire, fa male, ma neanche troppo. E mandiamo a casuccia il basculino. Flame Burst. Bro, vedi che non è male, eh? 27. Guardate che ha le EV o le EV, non mi ricordo mai quali cazzo sono dei due. Veramente molto alte. È molto solido il bomber. Io mi sa che andrei avanti con lui, eh. Cioè, non è malissimo 27. Come non è benissimo, certo. Però hai doppia cover al ninja. C'hai comunque delle difese buone. C'hai comunque solo una debolezza, che ha tipo terra. Impara Thunderbolt al 13. Ipnosi. Divertente, ipnosi. Lo sostituiamo a pure. Possiamo addormentare qualche ragazzo, eh? Per fare la missione di addormentare. Tipo lui, gli possiamo fare un piccolo sonnellino. Andiamo a 17. Segniamo quanti ne addormento, così mi tengo traccia. Sono a 16, con questo vado a 17. Trubbish 18. Si è appena svegliato, ok. Addormenterei lui, no. 19. Buono, livello 16, perfettamente on point rispetto a dove siamo. Cioè, non stiamo parlando che ha 20 di difesa e basta. Lui c'ha 20 di difesa e 35 di special, e 34 di fisico, e 38 di velocità. Questa è una 70, questa è una 80. Magnitudo 5. Abbiamo addormentato 21 Pokémon con questo, eh. 21, eccoci qua. 21 slippati. 21. Miss. Aia, merda. Miss. 3 miss di fila. 22 slippati. 22 slippati. Mi sparo la pozza. Zi, non mi aspettavo avesse così poca difesa. Sennò col cazzo che slippavo il puzzo. Magnetrise, ci leviamo dai coglioni. Ok, andiamo. Shotty. Non shotty. E andiamo a letto anche. Aia. Aia. Ovviamente 4 turni di sleep, non si sa mai. Diamogli la berry. Madonna, quanti cazzo di danni. Siamo al secondo trainer, 38 di vita abbiamo. Vabbè, questo lo shottiamo. Wow.
Scald. Capo, vi ha beccata. Chi ha però ipnosi c'ha il 60%, eh. Scald è una signora mossa. Cioè, beccata anche se non è per due. Non la usi, eh. Cioè, mi conviene sempre fare Storm Throw. Questa è una 80 critica, 180. Cioè, 80 per 2, 160. Quella è una 140. Storm Throw è meglio qua. Perfetto, lui c'ha infinita difesa fisica, quindi è meglio l'altra. Ah, sono tutte e due altissime, ho capito. 35 di power è veramente poco, sono d'accordo. Senti, gli devo dare la Figi pure. Brock lo faremo col cazzo, ma l'importante è farlo, no? Col cazzo no, non lo so. Ci curiamo, scaldiamola con la raggiola. Ok, poi abbiamo Magic Guard, che è un'abilità della madonna, eh. Non prendiamo danno se non da mosse dirette con Magic Guard. Non la uso la Figi, perché se voglio passare Brock, quella vacca è l'unica cosa che mi potrebbe mantenere in vita. Vediamo, Whimsicott, il Pokémon che tutti mi rompono i coglioni che non c'ha le mosse. Madonna, Nidolarm Stab. Porca troia. Mantine è un problema. Dormi, capo, please. Oh, merda. Merda. Dormi, capo, please. Dormi, bravo. Manca uno, eh. Pezzi, dai, è Iglybuff. Ok, ok, ok. E intanto 35 li abbiamo fatti. Abbiamo ancora la Wiggy. La Figi. Non la Wiggy. Non esiste la Wiggy Berry. Ci spariamo anche il demone, oserei dire. Andiamo dal demone, dai. Piccolo demon. Dammi ovetto speciale, via. Piccolo scald. Solo per il burn. Per quante volte hai detto puzzo oggi? Secondo me è tipo 5. Io non dovrei prendere danno dalla tempesta, no? Madonna, che forte che è Magic Guard. Se sto Pokémon arriva al monte Ciminiera, si gode un bel po', perché la grandine non ci fa danno. Magic Guard, abilità della madonna. Allora, Figi Berry è l'unica che gli possiamo dare, e diamogliela. Quindi tra poco va up il cestino delle uova e anche il fix al tracker di Scyther. Al momento Scyther si evolve con meta colperta, ma in realtà si evolve al 26, che c'è un errore che non lo riporta. Vacuum Wave. Mai meglio di Storm Throw. Frega un cazzo che sia prioritaria. Flame Burst. Future Sight va bene. Poi ha senso iniziare adesso i try? Ma inchia capo, se ha senso. Dormitiamo Kyogre. Mi arriva la Future. Fa abbastanza male in realtà. Si sveglia immediatamente Kyogre. Dormi, per carità, che c'hai Smog. Rompi il cazzo. Eccoci. Tu dirai, non è un problema, perché non prendi danno? Certo, non prendo danno, però non posso fare Storm Throw. Ragazzi, vogliamo ballarci Brock senza fare mosse fisiche? Significa non prendere status. Ok. Cos'è la Rage Candy Bar? È uno cura di status, ovviamente. È ovvio. Urnato, Night Slash. Ok. Lui dovrebbe curare. Bene, ci siamo già bruciati. Merda. Missa Megahorn, godo. Questo faceva un male assassino se entrava. Sudo Budi si becca una scalda nel cervello. Arriva una Future Sight che farà male, visto che l'ha lanciata l'asso. Dovrebbe entrare ora, vediamo. Arriva la Sand che non ci danneggia. Ha missato la Future, godo. O entra ora? Entra ora. Sbagliato a leggere, ok. Purtroppo ci mangiamo la bacca, ma un Brock Leggiadro. Leggiadro, cazzo. Sium! E ci siamo anche risparmiati una cura di status. Sinceramente non credo ne faremo molto, però. Dai, un bel Thunderbolt, caro. Bel moveset. Cotton Spore. Questo è il mio renamer preferito. Tost. Tost. Due O e due T. T-O-O-S-S-T-T. Oli! Sapete cosa c'è di più bello di Paolo su questo canale? Ma ovviamente la sponsorizzazione di NordVPN. Grazie al vostro supporto negli scorsi mesi, tutto il mio canale è direttamente supportato da NordVPN. Tramite infatti il link in descrizione o nel primo commento avete la possibilità di supportarmi direttamente acquistando uno dei servizi VPN più importanti, oserei dire, d'Europa, se non del mondo intero totale. Tramite il link in descrizione avete grandi sconti sui piani singoli o biennali, e se doveste prendere il piano biennale per risparmiare ancora più soldi, vi verrebbero regalati anche 4 mesi a questo servizio. È un servizio importante, sicurezza, serie TV dall'estero verso l'Italia, film, lo sapete, molto importante. Non solo supportate voi stessi con un grande servizio, ma anche il mio lavoro e tutto quello che vedete che è reso disponibile proprio da loro. Vi lascio al video. Dungeon. Ha le potenzialità di fare bene il dungeon, il piccolo topone. Allora, strumento proteina, io gliela infilo nell'ano. Nessuno ha vinto la Lega finora. E purtroppo noi non lo sappiamo se qualcuno ha vinto la Lega, capo. Forse possiamo vedere la spike di punti più alta avvenuta finora. Però non credo che possiamo vedere se è stato sconfitto il campione. Secondo me nessuno ha vinto la Lega, perché sennò avrebbe flexato per un mese la sua vittoria nel gruppo della Kaizo. Droppato lo special attack, non è un problema. Però bisognerebbe sentire. Che palle. Che palle.
che palle. Cazzo. 50 di vita da questo trainer di merda. Ah, facciamo tutto in ordine. Prima il trainer dello strumento 1. Io non l'ho mai vista la lega. A me lo dici, capo? A me lo dici? Ho mai visto cosa c'è dopo le cascate. Io non ho mai visto il bosco di Celebi e Zoroark, che sono il tema della season. Figa. Ti si debba. Oh, merda. Raga, 40 HP. Aichu, me ne vado. Fanculo il full clear, via. Salta su, vabbè. Lui con la pioggia e la per 4. Gli sto per sparare nel cervello una 480, io, vero? Stormthrow. Ma mi potete avvelenare, per favore? Il veleno è la cosa migliore. Un bel poison touch, eh? Un bel puzzo crozzol. Niente. Tanto siamo forti che tu chiedi, abbiamo già risolto, eh? So, mi dai Thunderbolt? Pursuit. No, non me ne faccio un cazzo di Pursuit. Non è meglio di Dual Chop che ci copre i draghi, che sono un problema. Non è meglio di Stormthrow che ci copre i normali, che sono di più. Più che altro avrei lotta buio. Però raga, è una 40. Dai, via. Ma giratina a Dual Chop, sì, ma il problema è i draghi, bro, è Dual Chop. Ma manco per sbaglio gli fai qualcosa di diverso. Dual Chop è l'unico modo di coprire i draghi bene al momento, eh. Su di loro, zi, gli fai una 80 critica. Cioè, gli fai una 160 nell'astropuzzo, eh. Lui fa pressione. Trick Room. Giro Ball Trick Room. Quasi VGC. Quasi. E intanto abbiamo perso già 40 PS. Butta nel puzzo blu. Oh la madonna. Lui quanta exp, eh. Slurpata, eh. Allora, io assegno una orange, anche perché tanto altro non ho. Potremmo dare una pataglia. Ma sti cazzi, dai. Illumise in opening. Qualcuno mette il sole o la pioggia? Oh oh. Porca troia, Illumise di questo grande cazzo. Questo era entrato come secondo, aveva la stab. Orco. Buono. Era a livello molto più alto quando l'abbiamo incontrato prima. Questo è un problema, più alto perché non l'ho sciotto. E invece accade. Questo è un problema perché non l'ho sciotto. Merda, speravo che ripetendolo lo sciottassi. Ok, zero di difesa. E per Bagon chiudiamo con grande arte. Vabbè, ci siamo mangiati una berry. Al momento non abbiamo fatto il world boss. Mega corno. Not able. Io onesto, ragazzi, io non lo faccio il world boss, mi sa, eh. Secondo me muore. Zero cure. Tu dici, ma ti dà la full restore. Ma se la tiene se perdo, eh. Farlo dopo non si può. Certo che si può fare dopo. Diciamo che dopo il livello 35 il world boss diventa più forte, perché i suoi Pokémon sono generalmente dei Pokémon evoluti. Ah, raga, ma mi sciocco. Cioè, dovrei shottare i Pokémon. O sono dei Minimon o non lo batto mai. Secondo me è skip. Sto Pokémon può fare più punti di quelli che faremmo eventualmente dal world boss. Sto Pokémon surge e il dungeon se li fa. E già quelli superi il world boss. Senza considerare il numero di trainer. Bella la iperpozza. Secondo me davanti ci arrivi, eh. Oh, scusami se l'ho detto. Aia, però, acquetta fresca, eh. Pulsiamo full. Andiamo. Allora, prima gli obbligatori. Che c'è? Di obbligatori non ce ne sono. Diciamo gli obbligatori per gli strumenti. Chiamiamola così. Castigo i nemici. Pokémon della grotta non lo guarderemo. Brutte esperienze, brutti ricordi. Con la davanti. Ed escape. Andiamo a prendere lo strumento di là. Castoro e Poli vanno a pari con lo script. Ma Castoro non avrebbe mai trastato sto Pokémon, perché è stupido. Ecco perché Castoro non avrebbe mai trastato questo Raichu, perché aveva solo 20 di special. Poi si lamenta se fa un autoproc all'anno. Scaldino, no? Oh, Raichu, mi li spremi un altro 200 punti? Raichu, più quei 200 punti, mi spremi qualche ovetto misterioso? Che ci polliamo poi la vera long run con un Arceusino. Magari che non muore da Dragon Rage stavolta, eh? Fammi sapere. Esiste ancora Tangia? È disabilitato ancora. Voglio che... Allora, probabilmente, forse domani o giovedì, vi metto Tangia in sconto per un'oretta e ve lo lascio lì nel puzzo. Diciamo che Tangia, l'effetto collaterale che fin troppo spesso la gente ne abusa e rende il contenuto pressoché inguardabile, e contemporaneamente un danno anche per i contenuti di YouTube, dove se io dovessi pullare ho sbagliato mossa una long run ma vi è al suo interno una spammata di Tangia, il video è praticamente irrecuperabile. Per questo temporeggio, perché so che purtroppo non vi sapete dare il contegno. Dai. Burn in hell. Dragon Rush. Meglio Dragon Rush o Dual Chop? Sempre Dual Chop. E poi, ragazzi, sapete la mossa che deve imparare questo topone? È ovviamente Volt Tackle, che con Magic Guard non prendiamo danni. E di fianco al McDonald's fanno il quello che vendono gli articoli sportivi. Oh oh. Come si chiama? Decathlon. Minchia se... Madonna, che due coglioni che sei.
Gallade di merda. Lui era incazzato. Però non avevo la mossa per shottarlo quando l'abbiamo trovato. 5-6 minuti dalla pedemontana. Flatterata. Non vorrei dire una cazzata, ma se mi autoito non prendo danno. Ho detto una cazzata? Nel frattempo mi sono quasi ucciso, Faccio notare questa piccola cosa. 3 auto hit di fila. 4 auto hit di fila. 4 auto hit di fila. Certo. 4 su 4, È il massimo 4, ricordo. Non si può fare più di 4, Cold Breaker. Non è venuto fuori scritto, però, Non è venuto fuori scritto. Per questo sto attento a queste cose. Non sono come la gente. Polly! Mi hanno fatto una mossa terra e io sono un volante. Io mi sono accorto, Normalize esiste una vita, però vabbè. Lui ha Thunder Punch nella sua versione. Nella sua versione lui ha Thunder Punch, ma non nella mia. Sturdi! Che pezzo di merda. Va bene, va bene, va bene. È arrivato Paolo. No, è sempre stato qui Paolo. Semplicemente non c'era cibo e quindi non era sveglio. Oggi ho trovato un Pokémon nell'erba alta, è un bug. Madonna, che due coglioni. Niente, è impossibile uccidere Pokémon. La paralisi è brutta se mi menta. Io provo la Oran, ma la vedo un pochino grey. What the fuck? Buona super pozza. Ok, cure finite. Merda. Merda. Vabbè. Ti prego, critta. O hai uno di difesa. Se va. Allora, a parte che Magic Guard credo ci abbia qualcosa che non funzioni, perché se posso capire, danno da confusione perché è un autoattacco, non lo so. Questo sono praticamente certo, tu non debba prendere danno. Non è apparso né Turbo Blaze né Mold Breaker appena entrato, quindi forse Magic Guard. Bro, ma ti rendi conto che sei nel canale della P della Pill, del Poli del Poliquid Show? Cioè, lo vedi che qua ti stiamo consegnando cose sia a tema Pill che Poliquid Show? E se per caso i video non sono né a tema Pill né Poliquid Show, cliccaci sopra così magari scopri che sto facendo altre cose che ti piacciono. Fai un bel giro sul canale, dai!